Un grave lutto purtroppo sconvolge la nostra nazione, infatti è morto Giacomo Tatis, l'uomo che inventò il Sassicaia, il più colto tra gli enologi italiani, con una biblioteca ricca di classici greci e latini, da quali spesso attingeva citazioni per i suoi scritti, per le sue opere. Era un umanista a tutto tondo, per chi ha lavorato 32 anni, era un piemontese cortese ma anche bulgaro. I suoi colleghi Giacomo avrebbe detto: tirano fuori dalle tasche le formule chimiche, ma non è quello che fa il vino. È morto a 82 anni di età, era purtroppo un malato da tempo. Il suo testamento è il libro Sapore Divino, edito dalla Mondadori, una miniera di storia tecnica con l'idea fissa che il vino non può andare a braccetto con la moda o con i ritmi del marketing. Dalla scuola enologica di Alba era approdato nella regione toscana dai marchesi Antinori, sulla svolta di Super Tuscan, mise la sua firma oltre che sul Sassicaia anche sul Tignanello, sul Solaia, sul Sardo Turriga e sul Trentino San Leonardo. Viene adesso conosciuto in tutto il nostro pianeta. Nell'aprile del 2010 vi ricordo che si ritirò a vita privata. Un personaggio di grande spicco, un personaggio di grande rilevanza, un personaggio che fece del vino una autentica missione, che fece del vino un autentico splendore, che realizzò qualcosa di puro per quanto riguarda questa dedizione, questo interessamento di tipo viscerale nei confronti di questa bevanda. Ricordo pienamente in questo video un uomo grande, un uomo che ha fatto veramente tanto per quanto riguarda la enologia, che è riuscito a tirar fuori soprattutto parole di lusinga nei confronti di questa bevanda, il vino, ma soprattutto che seppe raccogliere in modo completo, in modo perfetto, ogni tipo di inflessione a livello degustativo di ogni singolo vino proposto. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione, il video termina qua. Giacomo Tatis, riposa in pace, amen. Questo video vuole solo informare eventuali persone rispetto agli altri, nasce solo per questo motivo e non per altro.